tutte le aperture, tutti i bandi aperti di prossima apertura sono sempre frutto di concertazione che avviene ai tavoli verdi dove sono presenti le associazioni di categoria e dove sono presenti tutta una serie di soggetti giuridici autorevoli ed importanti. Dopodiché vengono predisposti i bandi, la loro apertura e un minimo di discrezionalità per quanto riguarda i requisiti minimi, perché la maggior parte dei requisiti sono imposti dalla comunità europea e quindi non possiamo discostarci di molto da questi. Diciamo che in questi 2 anni di transizione abbiamo avuto una dotazione finanziaria non indifferente di più di 100 milioni di euro, l'abbiamo solo nel 2022 sono stati aperti i bandi per 68 milioni di euro, altri 28 li apriremo da qua a fine anno in modo tale che il territorio abbia a disposizione tutti quei denari che ci auguriamo tutti possano vedere veramente dei progetti concreti attuabili, visto anche la situazione socio-economica che non aiuta molto a fare voli di fantasia.